ci si sta mettendo d'impegno l'uomo a rovinare quello che Dio gli aveva consegnato come un paradiso terrestre, ma non sarà la creatura che distrugge il suo stesso ambiente vitale ad avere l'ultima parola, così come non l'avrà sulla morte, perché l'ultima parola è della vita oltre la vita. In due giornate serrate e tre incontri pubblici, il primo e il 2 novembre, Papa Francesco riflette sul mistero della santità e su quello della morte, con il suo stile concreto che punta al cuore delle questioni e propone punti di vista che dilatano l'orizzonte tradizionale delle due solennità. Alle 16 del 1 novembre il Papa sale sull'altare del cimitero monumentale del Verano e la folla che riempie gli spazi fra le tombe ascolta da Francesco considerazioni pungenti sul delirio di onnipotenza che spesso travolge la natura umana, quando a sedurla è non la santità ma l'avidità. L'uomo si impadronisce di tutto, si crede Dio, si crede il re. E le guerre che continuano, non precisamente a seminare grano di vita, a distruggere, ma è l'industria della distruzione. È un sistema anche di vita, che quando le cose non si possono sistemare, si scartano. Si scartano i bambini, si scartano gli anziani, si scartano i giovani, senza lavoro. L'uomo distruttore, che si è impadronito del creato, afferma, regala un destino di fame e freddo ai suoi simili, che non hanno colpe. Sembra che questa gente, questi bambini affamati, ammalati, sembra che non contino, che siano di un'altra specie, non siano umani. E questa moltitudine è davanti a Dio e chiede: per favore, salvezza. Per favore, pace. Per favore, pane. Per favore, lavoro. Diverso è quando fede e amore guidano l'uomo, come accade per i santi, e del particolare legame che unisce i battezzati di ogni tempo, la comunione dei santi, Papa Francesco aveva parlato poche ore prima all'Angelus. Si tratta di una unione spirituale, tutti siamo uniti, che non viene spezzata dalla morte, ma prosegue nell'altra vita. In effetti, sussiste un legame indestruttibile tra noi viventi in questo mondo e quanti hanno varcato la soglia della morte. Noi qua giù, sulla terra, insieme a coloro che sono entrati nell'eternità, formiamo una sola e grande famiglia. Una famiglia, afferma il Papa all'Angelus del 2 novembre, della quale fanno parte tutti i senza nome del mondo, morti nella miseria o a causa della fede, ma tutti in attesa del risveglio finale in Cristo. Il ricordo dei defunti, la cura dei sepolcri e i suffragi sono testimonianza di fiduciosa speranza radicata nella certezza che la morte non è l'ultima parola sulla sorte umana. La morte non è l'ultima parola, poiché l'uomo è destinato a una vita senza limiti che ha la sua radice e il suo compimento in Dio. L'ultima preghiera della giornata di Francesco, come da tradizione per tutti i papi, è quella raccolta e intensa nelle grotte vaticane, davanti alla tomba di Pietro e degli uomini che dopo di lui e per 2000 anni ne hanno guidato la barca.